e vi faccio vedere questo quadro che è praticamente quello che riguarda le elezioni comunali per il comune di Monticciano. Eccolo qua, nel frattempo ci colleghiamo con il nuovo sindaco per complimentarci con lui telefonicamente. Il quadro è questo: per l'elezione a Monticciano c'era la lista Il Rinnovamento Continua, che è proprio, diciamo, la continuità nella gestione amministrativa precedente. Sapete che qui si è votato con un anno di anticipo per la prematura scomparsa del sindaco, avvenuta tra l'altro a causa Covid, e Alessio Serragli era il vice sindaco e si è candidato e ce l'ha fatta con il 60,49% dei voti. I voti sono stati 447 su un totale di 772 votanti, è andato a votare il 73,52% degli aventi diritto, quindi comunque un numero anche interessante. 7 seggi quindi per il sindaco, 3 seggi però li ha presi anche Un Futuro per Monticciano, che è la lista che candidava Giuliano Rosi. In questo caso 37,35 è la percentuale avuta appunto da Rosi. La terza lista era quella del Partito Comunista Italiano con Francesca Bruni, che purtroppo si è anche spesa poco nella campagna elettorale per motivi di salute. Abbiamo avuto noi due confronti, in tutti e due confronti è arrivato il segretario provinciale del Partito Comunista, che è appunto Claudio Cresti. Loro hanno preso 16 voti, il 2,17, quindi su Monticciano hanno sicuramente pagato questa poca visibilità della candidata Bruni. Però poi abbiamo detto il sindaco con un ben 60,49% è Alessio Serragli. Allora Alessio Serragli è in collegamento telefonico con noi da Monticciano, che ancora continuano a festeggiare. Buonasera sindaco. Un istante, sentiamo il collegamento. Pronto? Eccoci, noi la sentiamo. Buonasera a tutti. Buonasera, complimenti per questa elezione, 60,49%. Come legge questo risultato? Al di là delle aspettative, invece un po' dispiaciuto, poteva essere di più? Ci dica lei. No, lo leggiamo tutti con le lacrime agli occhi e con un cuore grandissimo, una risposta importante da parte di tutta la popolazione. Bene, quindi soddisfazione. Quando avete, insomma, avuto la possibilità di festeggiare? Che ora era più o meno ieri? Pronto? Sì, la sento, dicevo più o meno a che ora avete avuto l'ok della certezza dell'elezione? Ma guardi, ieri sera è stata una serata particolare, eravamo chiusi dentro al nostro comitato elettorale e purtroppo il bug che c'è stato sui server WhatsApp, social, Facebook non ci permetteva di avere i risultati in diretta dal seggio, quindi sono state 2 ore concitatissime perché non riuscivamo a sapere che cosa stava accadendo e l'unica notizia è arrivata con lo scrutinio alla fine del primo seggio, che ci dava in vantaggio abbastanza in maniera decisa, e eravamo tutti stupefatti comunque perché eravamo contenti, eravamo convinti che la gente potesse aver votato per noi, ma in maniera molto umile comunque voglio dire che mi è sembrato un plebiscito. Assolutamente sì, insomma il 60% lei ce l'ha spiegato durante il periodo in cui abbiamo fatto le nostre tribune elettorali, diciamo così, confronti televisivi, ci ha spiegato appunto l'enorme anche bagaglio che aveva addosso come responsabilità per la prematura scomparsa del sindaco, e c'era quindi sicuramente un po' di timore, però in realtà i cittadini hanno apprezzato il vostro programma, che era iniziato ma non si era potuto completare, quindi insomma credo che abbia avuto già modo di ringraziarli uno per uno, però se vuol farlo anche adesso. No, sicuramente sono stati tutti importantissimi. Abbiamo avuto un consenso anche trasversale, non soltanto dall'elettorato che ci ha dato fiducia nel 2017, e ricordo a tutti che nel 2017 il sindaco Colozza, che ci ha seguito anche in questa campagna elettorale, sicuramente
aveva vinto per 17 voti, aveva una percentuale del 51% circa contro il 49%, e quindi questo mandato e questo risultato soprattutto ha dimostrato che la gente ci ha dato fiducia e ha avuto fiducia in noi e in quello che abbiamo raccontato, in quello che abbiamo esposto. E sicuramente da 17 voti passare oltre 170 di differenza e dal 50 passare oltre il 60 è stato un successo e soprattutto un merito di tutta la popolazione, di tutte le persone che hanno creduto in me, della squadra, dei candidati consiglieri, delle persone che non si sono candidate ma che ci hanno appoggiato fin dall'inizio. E forse anche è stata l'occasione e l'opportunità per far ricredere anche chi forse aveva qualche dubbio su, su questa squadra. Allora, io avevamo preparato una foto, non so se la regia la recupera, di Alessio Serragli durante appunto le nostre trasmissioni in diretta per la campagna elettorale, tanto per insomma rivedere. Faccia giovanissima, quanti anni ha Serragli? 38 anni. 38, però insomma, un'esperienza che nasce comunque non da questa legislatura, ci diceva, quindi una gran voglia. Allora, la prima cosa che i cittadini le hanno chiesto di fare e che lei farà? Allora, sicuramente è già iniziato oggi il mio lavoro dove era terminato quello di ieri. L'unica differenza è stata quella di richiedere le chiavi dell'ufficio e del comune al segretario comunale per tornare a prendere in mano i fogli che ieri avevo lasciato sulla scrivania. Sicuramente la prima cosa che ho fatto questa mattina quando sono entrato in ufficio è stato cercare di portare avanti la annosa questione riguardo al fabbricato della ex scuola nella piazza del comune. E poi non le nego che la prima telefonata istituzionale è stata a Sua Eccellenza il Cardinale Lo Iudice, perché comunque ci sono delle questioni in ballo che riguardano anche lui, quindi la richiesta di un incontro per poter parlare di alcuni rapporti anche quindi con la Chiesa. Per il resto niente, come ho detto, ho salutato tutti i dipendenti comunali questa mattina e come ho fatto anche ieri d'altronde, e niente, gli ho detto di metterci sotto, di continuare a fare il bene come hanno fatto finora, e ho sottolineato all'ufficio tecnico la volontà che era quella prima delle elezioni e che è quella tuttora anche oggi dopo la nomina di sindaco di voler portare avanti quelli che sono gli strumenti urbanistici come promesso anche lì da voi in campagna elettorale. Quindi direi subito all'opera senza perdere tempo, insomma. Sì, diciamo che la nostra fortuna è stata quella appunto e anche quella di tutta la comunità di mettere al comando una squadra che sa già dove mettere le mani, quindi la cosa buona è quella che non perdiamo neanche 24 ore e già da oggi abbiamo iniziato a lavorare. Benissimo, allora noi facciamo un forte in bocca al lupo al neo eletto sindaco del comune di Monticciano, Alessio Serragli, di buon lavoro e con la difesa ovviamente di questa plebiscito, insomma, perché alla fine tu ha gradito oltre il 60% dei consensi, sarà comunque il sindaco di tutti, immaginiamo questa sia la riflessione principale, e facciamo un forte in bocca al lupo a lei e ovviamente tutto il Consiglio Comunale. Sì, ringrazio tutti voi, ci sono un po' di problemi di collegamento, comunque sì, voglio sottolineare e il ringraziamento a tutti gli elettori che finalmente hanno dimostrato che la comunità può essere unita e non più divisa come è stato fino a 4 anni fa. Voglio ringraziare la mia famiglia, voglio ringraziare gli amici che mi hanno sostenuto fin dall'inizio e voglio fare un grande ringraziamento a tutti i consiglieri, a tutta la squadra che mi permetto di nominare per un minuto, partendo dalla compagine maschile in questo caso, Roberto Petrini, Paolo Neri, Paolo Gelli, Ruggero Vannelli e Fabio Lasca, e la squadra femminile guidata da Patrizia Fortieri, la moglie di Maurizio Colozza, che comunque ha vegliato su di noi in questa campagna elettorale, e Silvia Taddei, Alessandro D'Ambrosio, e Lucia Martelli e Angela Maria Brogi. Perfetto, li abbiamo ringraziati tutti ed è giusto così. Ancora un buon lavoro a lei e a tutta la Giunta e il Consiglio Comunale. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci alla prossima, sempre a vostra disposizione. Ringraziamo quindi un forte in bocca al lupo ad Alessio Serragli per questo importante traguardo e adesso insomma tutta birra per Monticciano.